Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di dimagrimento e blocco metabolico nelle donne. Per farlo ho il piacere di essere in collegamento da Firenze con la dottoressa Laila El Ansari. Buonasera dottoressa, che piacere riaverla qui. Buonasera a voi e grazie a voi nuovamente per l'invito. Grazie ancora per essere qui con noi, dottoressa. Ma che cosa si intende per blocco metabolico? Premesso che il blocco metabolico è tra i temi più discussi nell'ambito delle diete specie finalizzate a perdere peso, per parlare di blocco metabolico occorre partire da un concetto fondamentale, ossia il dimagrimento rappresenta dal punto di vista metabolico uno stress molto forte a cui il corpo risponde in due maniere. O il corpo si abitua, si adatta a tale stress e quindi risponde positivamente dimagrendo, o al contrario, il corpo non si abitua a fare stress, risposta negativa, il corpo non dimagrisce e talora si osserva una facilità anche a riprendere il peso perso inizialmente. Tra uomo e donna è la donna che manifesta più velocemente reazioni avverse al dimagrimento. La donna nasce per natura più svantaggiata. Come sappiamo, la donna parte con una percentuale di massa grassa molto più alta rispetto al maschio, fenomeno questo ovviamente legato in parte alla fertilità, che di conseguenza innesca più lentamente la risposta a livello metabolico. Ma dottoressa, che cos'è un metabolismo bloccato? Beh, si parla di blocco metabolico quando il corpo perde peso lentamente nel tempo, oppure quando non si perde peso da tanto tempo, o quando c'è una tendenza a riprendere peso facilmente, per ripresa del peso intesa in termini di massa grassa, o nei casi più estremi, quando non si è mai riusciti a perdere peso, fenomeno questo che si osserva, specie in chi ha sofferto di obesità infantile. Quali sono le cause di un metabolismo bloccato? Per capire come intervenire in caso di blocco metabolico occorre partire a monte, cioè capire le cause del blocco metabolico, che possono essere molteplici. Ad esempio, lo stress. Lo stress in primis porta alla ricerca di alimenti più dolci per il momentaneo effetto calmante che hanno, ma porta anche ad una iperproduzione del cortisolo, ormone dello stress, che può attivare il corpo alla modalità conservazione di energia. Se la dieta viene avvertita come un fattore troppo stressante, ossia il corpo viene attivato quindi a risparmiare energie, a non rispondere più alla dieta per evitare e ridurre tutti i possibili fattori stressogeni. Oppure la mancanza di sonno che altera i livelli di appetito e stimola il corpo a meglio conservare i grassi, quindi il sonno è importante per poter garantire il benessere psicofisico. Altre cause possono essere ad esempio una dieta restrittiva troppo prolungata, o troppo scarica in carboidrati, come spesso si osserva nelle diete fai da te. Oppure un quadro infiammatorio sistemico perenne, il blocco dell'aldosterone, il continuo tira e molla con le diete, inizio e abbandono costantemente le diete, o anche la mancanza di nuovi stimoli, che porta il corpo in qualche modo ad adattarsi a livello metabolico. O un'altra possibile causa è la distribuzione sbilanciata dei recettori alfa e beta in certe zone del corpo, che crea maggiori accumuli lipidici dietro-resistenti. Esistono, dottoressa, dei rimedi per evitare un blocco metabolico? Per fortuna sì, esistono alcune soluzioni per poter evitare o sbloccare un corpo bloccato a livello metabolico, come ad esempio proporre modelli di ciclizzazione della propria dieta su base mensile, settimanale o giornaliera, ad esempio inserendo 2 settimane di non dieta dopo almeno 6 settimane di dieta restrittiva, o inserendo un pasto libero infrasettimana, o una giornata di ricarica glucidica, cioè di carboidrati, nel fine settimana, anche qui dopo almeno 6 settimane di dieta restrittiva. Oppure è possibile inserire una giornata di digiuno intermittente, vero o metabolico, o un giorno o due di dieta ipercalorica, in caso appunto di dieta, come in questo caso, ipo o strettamente ipocalorica. O, per evitare il blocco metabolico, si può inoltre programmare refeeding periodici di carboidrati o di grassi, ma insieme, aumentandone l'intake giornaliero. O si può aumentare l'intake calorico e energetico della propria dieta in modo graduale. L'importante, qualunque sia il modello che si voglia adottare, è di evitare grossi sbalzi calorici, specie sui grassi e sia nella ciclizzazione della propria dieta. Oltre all'intervento dietetico, esistono altri supporti per poter migliorare la risposta metabolica? Sì, oltre a un piano alimentare adattato alle esigenze fisiopatologiche della singola persona,
è possibile implementare la risposta metabolica della persona associando alla dieta l'assunzione di integratori con effetto di stimolanti metabolici, quali ad esempio la caffeina, che può migliorare sia la performance fisica della persona che modificare la risposta allo stress, la teofillina o la teobromina, che di solito è ben tollerata da chi è resistente alla caffeina, la tirosina, ma anche l'acqua. L'acqua, oltre a migliorare la risposta metabolica della persona, è coinvolta indirettamente nel dimagrimento, oppure è possibile assumere stacco più integratori all'azione sinergica e combinata che vanno a potenziare l'effetto del singolo integratore. Quindi, riepilogando, per evitare il blocco metabolico occorre ciclizzare la propria dieta attraverso alcuni dei modelli prima esposti. Occorre, in alternativa, programmare refill periodici dei vari macronutrienti o dell'intake calorico della nostra dieta. Occorre inoltre garantire il benessere mentale per meglio gestire i possibili fattori stressogeni che, come abbiamo visto, possono essere grossi interferenti col dimagrimento. Occorre evitare i fai da te affidandosi ad un professionista, non solo a garanzia del proprio benessere psicofisico, ma in questo caso per saper riconoscere una possibile causa di un blocco metabolico, poter intervenire e riuscire così a raggiungere al meglio l'obiettivo prefissato. Benissimo, dottoressa, io la ringrazio e la ringrazio per aver sottolineato il fatto che bisogna affidarsi a dei professionisti e quindi no al fai da te. Grazie, dottoressa, è sempre un piacere rivederla e averla qui. Grazie a voi per l'attenzione, è sempre anche per me un piacere poter partecipare alla vostra trasmissione. Grazie ancora. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.